Susanna e i guardoni, un famoso episodio di qui. Questa è stata composta, dicono, un verso senza possibile scelta nella sua realizzazione. Non è stata realizzata in una notte, dovrebbe essere legato al tema della lentezza. I turn my collar to the golden ground. When my eyes are stabbed by the flash of a neon light, I spend the night and touch the sound of silence. And I make the light. Dattilo è il paese col caso. Dattilo, sì, sì. Facevo, produce. Un enorme palazzo. Lentamente esce dalla sua custodia. Se tu hai voluto rappresentare la lentezza come fenomeno di te, vediamo che io bisogno vediamo di arrivare dagli dagli di fantomi, questi della società dietro. Il mio sicuro. Il fast è diventato aggettivo in una versione inglese che ci sta un tiro bene. Cioè, certamente quando io tornavo a casa per mangiare non pensavo di fare una cosa veloce. Ogni giorno ero molto incubito, per vivere un tempo di allora, preliminarmente è evidente che c'è uno stacco rispetto alla tradizione dei portfolio per l'uso, la convenzione, la scelta del soggetto, la scelta dei colori, anche lo spazio accusato dell'immagine, che riconduce più che all'acquarello alla iku giapponese. Anche sì, sì, questo soprattutto, poi con la pitturazione sì. Fatta successiva, è giusto? L'iku giapponese in pratica è costruito in maniera legata al modo di scrivere il cinese e il giapponese. Cioè, per dirti che siamo in primavera, il bambino è educato a creare un'immagine che esprima la primavera, cioè disegna l'airone, due gambette dell'airone, e dice guarda, l'inverno l'acqua era ferma qua, ad opera anche di Pietro, e invece ora l'acqua è scesa, quindi è arrivata la primavera. Allora, partiamo sempre dall'esperienza di realizzare uno strumento di comunicazione che diventa uno schema l'haiku compositivo per poter esprimere. Allora, il calligrafismo cinese o giapponese dice innanzitutto carta di bambù. Sì. D'accordo, perché me la devo portare, perché me la devo appoggiare. Poi allo stesso tempo pochi delicati colori, perché non devo qua parlare della passione, della rivoluzione, della guerra. Devo parlare di qualche cosa che mi riguarda. Devo trasmetterti una sensazione, se vuoi cammina nel mio piccolissimo giardino, bonsai proprio, e sentirai l'odore della menta, del basilico, sentirai la nepitella, sentirai un piccolo cenno, non più di quello, non ti devo allontanare.
e rimane legato. E questi episodi rimane legato sono dei finiti rispetto alla dimensione più grande come può essere la campagna, l'individuo, un ambiente che stai vivendo più intensamente, ma per quel grande è sempre uno spazio nel quale tu rifletti. Scegliendo poi la concezione del letto, automaticamente fai una scelta, quindi non stai parlando strettamente, ma stai parlando effettivamente. Sì. Cerchiamo di capirlo questo letto. In musica il letto si scrive L, poi c'è il molto letto, LL, e il lentissimo che è... mettici sopra, e il lentissimo che è 3L, lo stesso si fa più piano, si fa più piano, pianissimo e così via. Però il lento in musica c'ha un equivalente che si chiama adagio. Per coloro c'è il famoso adagio da minore, l'adagio di mare. Però adagio in musica non è stato interpretato correttamente. Perché adagio in realtà è ad trattino agio, significa a tuo agio, a tuo piacere, fallo come vuoi tu, il brano è là, lo vuoi fare lento, fallo lento, lo vuoi fare più scantito, lo vuoi fare più espressivo, lo vuoi fare più armonico, io ti lascio libero dell'interpretazione di queste note. Buono a sapersi, perché io avrei messo adagio. Adagio invece il problema è il letto appartiene a un controllo del tempo, cioè quasi frenato, potrebbe esplodere come dall'altro. Io vedo una cosa che apparentemente semplice, ma se la guardo intensamente sprigiona un'energia che in virtù della forma che ho messo sopra blocco. Per farti un esempio, Bernini, statua di Proserpina al Museo Borghese. Proserpina sta scappando perché vuole tornare da sua madre, no? Plutone cerca di bloccarla, la famosa scena della mano sul sedere che sembra che le dita stiano spropuntando. C'è tutta quella potenza, ma allo stesso tempo c'è un desiderio che dice, ma perché? Perché quando io sono solo e mi vuoi lasciare in mezzo all'inferno qui in esterno perché voglio la tua madre? Non ci eravamo detti che dovevamo usarci. Rispetta i patti, no? Io li sto rispettando un po' questo. E quindi si blocca tutto, il tempo diventa lento. La lentezza, a differenza dell'adagio, è anche l'occasione per poter riflettere. Un riflesso non l'avremmo, poi ci scapperebbe se per caso non avessimo il tempo di poterlo dominare. Io riflesso del vetro, trattengo il vetro, lo muovo più lentamente, me lo riporto come voglio io, me lo ricreo dal capo, me lo replico. La stessa fotografia possiede in sé l'idea della lentezza, non l'idea dell'adagio. Io praticamente cerco di sfocare l'immagine, di dargli quel mosso per accentuare quel dinamismo che voglio prendere. Cioè una foglia si deve muovere. Io ti penso sempre a quella fotografia di Joel Meyerowitz in cui tre donne stanno chiacchierando, stanno guardando il giornale e stanno aspettando che arrivi la metropolitana. La luce domina tutta quanta la scena americana. Le donne hanno un vestito lungo, ma molto leggero, e il vento sposta i lembi del vestito. E ti accorgi che è il vento il vero protagonista della fotografia. Però tu hai perso un tempo lento per poter avvertire non tanto la bellezza delle donne, non tanto la bellezza del lago di New York, non tanto la bellezza di questa luce, quanto la presenza, non la bellezza, la presenza di un altro protagonista, che era il vento, e che ha messo in moto tutta quanta la vicenda. Tu pensi un pochettino che cos'è l'azione del mimo. Se fosse veloce il mimo non sarebbe credibile. Solo lento e permetto a te di poter ricostruire ogni dettaglio in un'apparente non fatica in cui io mistifico un'energia controllata. L'hai costruito come portfolio scegliendo un repertorio facilmente ravvisabile a portata di mano, che contiene una visione delle stagioni abbastanza difficile da identificare, quasi che il lento deve catturarmi quel momento ambiguo quando si dice non esistono più le mezze stagioni. Il passaggio dall'inverno all'autunno, alla primavera, all'estate, eccetera. Sembra che non siano passate, in realtà il calendario dice che sono passate, ma ancora spunta la cosa che non vuole uscire.
La lentezza è anche l'attesa, che è fervida, cioè piena di contenuti, perché in pratica io sto prevedendo una probabilità, una possibilità, e me la sto centellinando, anzi sto cercando di bloccarla, e quello quando devo la Bibbia è buona, dice, se me la bevo tutta una volta avrò un certo tipo di piacere, ma se me la bevo poco a poco, se il piacere sarà più lungo, e allora in pratica imprimo la mia volontà, una decisione, e la porto avanti. Ed è anche vedere cosa emerge nella l'emersione stasi, significa sempre stare in attesa di una cosa che io prima non vedo, poi vedo i sintomi, qualcosa sta fremando, qualcosa si sta spezzando, poi io cammino in mezzo alla vigna e mi accorgo che una tartaruga che cercavo da 40 anni ancora è viva e sta uscendo. Ed è una sorpresa. Quindi la lentezza come una dimensione non soltanto fisica di misurare il tempo, ma anche una dimensione a metà strada, ma lentezza psicologica, una lentezza cosmica. Ma metteteci dei pesi, tranquillamente. E torniamo nuovamente a quel discorso sul tempo che quando parliamo di fotografia non ci abbandona mai. Il tempo è misurato attraverso un'invenzione, il signor Galileo che si mise a guardare un bel giorno a terra che oscillava nel Duomo di Pisa e trovò un argomento strano per provare a misurare quel tempo. Poteva misurarlo, non so, con le candele che si erano accese, che si scioglievano, con il sole che si stava spostando da meridiani, e invece lui lo misura con un oggetto strano che si chiamava cuore. E lui lo misura e si accorge che i tempi sono sempre uguali. Allora io mi immedesimo in questo tentativo di misurare il tempo, di comprenderlo più che misurarlo, e mi accorgo che il tempo ha un riflesso corporeo, cioè passa attraverso la ciccia per intenderci, quindi passa attraverso una comprensione che è materiale, fisica, tangibile. Però nello stesso tempo, quando mi confronto col tempo psicologico, questa sensazione mi scappa. Io sono davanti al semaforo, davanti accanto a me c'è il posto libero, c'è il giornale, mi metto a leggere il titolo del giornale, scatta automaticamente il tempo. Ma come il rosso c'era, devo uscire. Invece accade il contrario, quando invece non c'è il giornale, il rosso è il verde, e ormai quando si smette. E quello è un altro tipo di diverso. Poi c'è il tempo cosmico. Quante volte la Terra, eccetera, no? Cerchiamo di mettere in ordine le cose anche più lontane. E all'improvviso questo movimento della Terra che riesce a fare un percorso incredibile, noi ci rendiamo completamente conto, per accorgere della lentezza e della velocità contemporanea di questa vicenda, dobbiamo capire il movimento che fanno certe altre cose, no? Dobbiamo capire il senso delle stagioni, noi entriamo in una dimensione veramente strana. Il tempo mitico, il Natale, il tempo cosiddetto forte, no? Il Kairos che adoperavano i greci, esisteva il Cronos e poi esisteva il Kairos, che era il tempo forte, il tempo dell'attesa, dell'avvento, la Quaresima, un momento in cui andrò in ferie e così via. Allora, quei tempi non sono lenti o sono veloci a secondo di quella cosa che passa per la ciccia. Tutti questi modi di guardare il tempo e quindi anche di misurarlo con la sua rapidità o nella sua lentezza passano sempre per la ciccia. Allora alla fine concludo io, un Borges, una mia riflessione, che il tempo non mi appartiene, perché il tempo sono io. Il tempo non è un cosa, è un chi. E il chi è un qualcosa che io vedo nello specchio e mi dice, o tu sei un signano, e sei bugiardo, oppure mi hai detto che praticamente qualche cosa è cambiato. Ma pur avendolo fatto in maniera assolutamente lenta, pur avendo io individuato quando è iniziato il movimento e quando forse è finito, se è finito, io non sono stato, non sono riuscito a dominarlo. Allora questa incapacità a dominare diventa una metafora della fotografia. Io adoro la fotografia perché in qualche misura mi confronto, vado incontro, cerco di provocare il tempo. Allora, attraverso l'immagine della città come ho fatto vedere nel passato, attraverso l'immagine della memoria come ho fatto vedere l'ultima volta, attraverso anche queste immagini, stai parlando di te stessa una volta e stai misurando un'esperienza che coinvolge tutti attraverso il tempo.
allo strumento stavolta si fa ancora più raffinato, ancora più elegante, senza rivolgere sotterfugi elettronici della generazione, ma adoperando un'educazione sensibile al raffinato, se vuoi, quindi si può riflettere nella tua persona, nelle tue abili, nel tuo modo di presentarti, nel tuo sorriso, nelle tue occhi, ma è quello, c'è una cifra stilistica che fa parte di quella ciccia che entra in gioco. Quindi, nonostante la raffinatezza, io vedo molta materialità nel senso buono del termine, è una lentezza che non si oppone all'adagio di libertà, ma diventa una forma necessaria per poter penetrare l'evento. L'evento è quello, ciò che accade, l'istante invece è andarci addosso, l'istante, noi ci siamo addosso. L'attimo è il tentativo di frazionare quell'istante, via dalla parola atomo, d'accordo? Ma tutta quanta questa vicenda poi a livello fotografico è racchiusa da una dimensione diversa che ha a che fare con la ciccia, lo sguardo. Lo sguardo appartiene soltanto ai nostri occhi, non alla misurazione del cronometro, non all'idea che devo arrivare a C e quindi ci arrivo più lentamente, appartiene al mio modo di vedere. Io e il mio sguardo intercetta in una certa maniera, si fa discreto, si fa indiscreto, è curioso, vuole essere provocato, vuole essere penetrante, vuole capire meglio, e quindi appartiene alla nostra ciccia. I greci vivevano l'elemento tempo nel loro modo di concepire non soltanto la mitologia, rispetto al quale avevano tutti quanti una serie di divinità che guardavano il tempo, il Cronos era una delle divinità prime, cioè il fratello di Urano, da Urano che verrà evirato, i testicoli verranno seminati, tutta la storia con il Viena, c'erano tutti quanti che dietro l'Olimpo, però il primo era Cronos, cioè era il tempo. Nei grandi libri dell'umanità, la Bibbia, il tempo sta all'inizio, d'accordo? Tutta la creazione è scandita secondo il tempo, dice lo scrittore, il primo giorno, il secondo giorno, il terzo, e poi si riposò. Cioè ebbe bisogno di una sua lentezza, di un suo tempo. Una delle più simpatiche intuizioni che i greci ebbero è il famoso apologo dell'Achille, la tartaruga. Achille era soprannominato più veloce perché nessuno lo raggiungeva. La tartaruga per antonomasia era il simbolo della lentezza. Però i filosofi dissero, no, prima o dopo la tartaruga batterà Achille. È impossibile che possa battere Achille. E no, Achille è partito. La tartaruga è partita e Achille deve raggiungere la tartaruga. Ma prima di raggiungere la tartaruga deve raggiungere la metà dello spazio che c'è per raggiungere la tartaruga. E prima di raggiungere la metà dello spazio, per raggiungere la tartaruga, deve aprire la metà. E con questo marchingegno puramente logico, ma dimostrabile in matematica, disse, beh, alla fine non raggiungerà la tartaruga. Noi non ci crediamo, perché la nostra esperienza empirica dice un salto, ma la tartaruga è stata toccata. Però ci piace l'idea del gioco per poter raffigurare la lentezza. Cioè, prima di arrivare a quella soglia, io devo arrivare a quella strada, e prima di arrivare a quella strada devo passare da quella fontana, e dalla fontana ne approfitto per comprarmi il gelato, per comprare il gelato devo vestirmi, per vestirmi devo decidere dove devo andare, andando a ritroso. Allora ti capisci che il tuo lavoro, apparentemente, lo sguardo sul mondo, si fa una riflessione sullo sguardo del tempo, ma sempre la parola sguardo, cioè qualcosa della nostra ciccia, cioè lo specchio mi sta riflettendo che il tempo sono io. L'abbiamo fatto un pochettino filosofica, però a mio avviso lo pretendeva la forma, lo stile che mi è dato a questo lavoro, che si fa un'apertura di bianco e un deposito di presenza, facilmente riconoscibile nel prodotto, l'albero, il gregge, il pendio, il pigneto, ma finora stiamo parlando di una descrizione. Quando io poi la prendo e la guardo, quanto tempo dovrò impiegare? Il tempo saranno io che dovrò deciderlo, perché automaticamente non sarà veloce perché non sarò poi disinteressato, ma nella misura in cui interessato devo applicare nel mio modello che mi forma un'idea di lentezza. Ecco perché ci dobbiamo recuperare il concetto di adagio in musica, perché il direttore d'orchestra dice, picciotte, il ritmo è questo. Ma qua c'è scritto allegretto. Allegretto.
tutto è diminutivo dall'ego, e quindi non pensate che sia tanto. Quindi cerchiamo di fare una cosa che ci faccia sorridere, ma non ci faccia sgranciare le risate. Poi, se vogliamo lavorare lento, lentissimo, Mahler è la quinta sinfonia, c'è l'adagietto dentro, no? C'è un film di Visconti che porta a Venezia, dove viene adoperato questo momento. È un'estenuante melodia condotta dagli archi e dall'arpa e basta. Se tu hai visto i lavori e così via, il violino si deve suonare sia nell'andata che nel ritorno, perché sennò non c'è il tempo per poter eseguire. In questo movimento invece la nota non si lascia mai, quindi puoi suonare sempre, fino a quando decidi di staccare. Più lentamente lo fai, più spazio ci sarà per raccogliere. È la cosa che fa più interessante. Quindi la parola lento prendiamola nella sua ridondanza, nella sua enfasi, perché si rivela proprio di quanto nel più approccio tu sei. Nelle arti, il lento che ti posso dire è Piero della Francesca. Piero della Francesca fa la Madonna spalancata con un pancione, per finire, per dire, ci mette un uomo, che ci fa un uomo, forse sulla destra, che siamo pitture preistoriche, ma però pensiamo che l'uomo è attesa e che sta non oscillando con un pendolo, ma è sta sulla destra. La donna deve partorire, l'uomo si dovrà aprire, l'uomo è la cellula di eccellenza dell'umanità, che la Francesca non riesce a fare. Che la Francesca fa la flagellazione a un certo punto, no? E mette tutto in prospettiva, e i ragazzi alla storia di istituto d'arte dicono: mettete ora un piano quello che vedete in prospettiva. E le persone di accordo con il piano della Francesca le aveva messe tutte quante in prospettiva. Però quelle persone non frustano, come? Non era la fustigazione del quadro. In realtà lui ha mascherato la fustigazione ottenendo un blocco del movimento. Però tutti quanti ce lo aspettiamo. Oppure vai a guardare il film Notorious di Hitchcock, che riprende Kreskelli. No, si Kreskelli, scusa. Ma ieri ho trovato la Bergman. La Bergman aveva sposato un nazista, praticamente un film notorio su Cary Grant, una spia americana che cerca di convincere, perché poi si innamora di Kreskelli, lasciano questo tizio che è un nazista sanguinario, e scopriamo il macchinetto che stanno spiando, eccetera. Hitchcock fa in modo che la scena del passaggio degli anni, che è una scena madre della storia della cinematografia, noi crediamo di vederla, ma lui non l'ha ripresa. Io mi vado a guardare la scena e dico: sì, ora passa la chiave, ora l'ha passata la chiave. E dice un gesto, come si stringono la mano, in realtà non l'ha passata. È che lui ha giocato, dice, con il nostro desiderio di vedere la scena e ha rallentato la sequenza, e a quanto il tempo lento ci ha permesso a noi di intelligenza, la faccio passare io, fammi vedere come va avanti. D'accordo? È questo. Sospendere il tempo è il sogno di tutti quanti. In fotografia ci proviamo. C'è un libro però di Mary Carter, che è una psicologa femminile, dove sospendere il tempo, lei a un certo punto parla di Giocasta e di Dio. Marito e moglie in realtà è gestuoso, perché non si parla, ma moglie e figlio. Dove dice: e poi a un certo punto noi sospendevamo il tempo e ci dedicavamo a noi. Cioè quello che dovrebbe essere il rapporto tra una donna diventa una sospensione di tempo. Però lei che non fanno niente e ci dedicavamo a noi. Tante volte abbiamo sospeso il tempo. Poi lei cerca di affrontare questo mito dal punto di vista psicologico e spiegarlo. Però è bello che letterariamente ci sia un'intuizione che anche il gesto in cui la velocità, la fretta, il desiderio di comunicare, di parlare, di dire le cose più importanti, venga dimensionato in un letto. E quello è la cifra che il regista, il direttore d'orchestra, se vuoi l'orologio che si carica, tu dai alle cose. Cioè il tempo che voglio io. Che non può essere un tempo veloce, d'accordo? Deve essere per forza un tempo che ti dia tempo per fare la tua cosa. Comunque, sempre più intrigante. Si deve
deve dare una risposta, non in termini esclusivamente formali, per quanto legati, per quanto affidati, e quindi che ti includono l'idea mi deve rispettare l'opera che ho fatto, quanto in termini più letterari. Introspettivi è una parola che può richiedere piace, ma comunque anche questo, d'accordo, è rimutuare da altre esperienze letterarie, artistiche, gli accostamenti giusti. L'avevamo trovato nell'haiku giapponese, l'avevamo trovato, ma l'haiku giapponese inteso non tanto come composizione breve, quattro righe, quanto nell'accostamento dell'ideogramma, cioè del modo di scrivere la lettera, dove l'immagine è chiusa nel suono. Quando noi facciamo la testa della A, la A sarebbe la testa del due capolini, che così era la tradizione, e poi gli diamo il suono A. Loro invece vedono già l'idea della casa, il fatto del bacchetto, l'idea del conflitto. Automaticamente la lingua si fa riempitiva di tanti segni che significano altre cose. E il bambino che comincia a leggere in quella maniera naturalmente sarà più evoluto e più abituato a lavorare su un alfabeto più razionale, più evidente. Però poi per comunicare è costretto ad abbandonarlo. I turchi, prima di Erdogan, sono stati costretti ad abbandonare la lessicografia araba e ad operare con occidentale. E si accorgono che forse deve aver perduto qualche cosa. Ma dottor di nostri migranti, va bene, complimenti. Grazie. Grazie a te.